Ehi tu, sì, dico a te, vorresti vincere questi e tanti altri premi? Allora iscriviti subito al mio canale e segui i miei video, perché al raggiungimento dei primi 250 iscritti partirà il primo dei tanti concorsi a premi che organizzerò proprio su questo canale. Allora che aspetti? Non lasciarti scappare questa bellissima possibilità, non ti costa nulla, iscriviti al mio canale e ci vediamo dall'altra parte! Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di 7 Days to Die, sempre in compagnia di Rokim. Ciao belli! Ok, e l'altra, la seconda torretta l'ho piazzata. Allora, qui già siamo in una ultra difesa, cioè la nostra base è diventata una cosa incredibile. Infatti, gli zombie non riescono più ad avvicinarsi, nemmeno ci vai vicino, non ti riescono nemmeno a toccare. Continuano a venire gli stronzi. Meglio, meglio. Vai, qui intanto ha finito. Ok, dai, dai, quante munizioni che stanno per nascere. Altri 1900. Qui ci metterà mezz'ora. Aspetta che ti do la ricetta del giorno, ci si libera lo spazio. Dove sta? Sopra. Sto Piacere. qui, vicino a te, vedimi. Oh! Vedi. Vai a raccogliere la C5. Dove? Ah, sì. Granturco super perché non serve un cacchio. Che faccio. Questa volta faccio un bel po' di crostato, solo che servono le uova. Quante uova ci abbiamo? 18. E allora 18 crostate possono fare. E c'è l'altro stato, c'è qualche strada già, più tardi, non so più niente. Adesso te le do io le bistecche. Però il problema delle bistecche. Anzi, metti a cucinare la carne, perché la carne ce n'abbiamo assai. Il problema delle Vai tu, che mo io aspetta, bistecche. scusa, Dopo te lo ho dico. fatto schiacciare. Il problema delle bistecche è che comunque riempiono proprio poco. Invece la crostata, se ne mangi tre, vabbè, tre crostate intere dovresti vivere per una settimana senza rompere i coglioni. Però il problema che. Allora, dammi un po' di carbone che cucino qualcosa. Sì. Carne carbonizzata, ma chi è che si deve fare la carne carbonizzata? Allora io metto in produzione le bistecche, così poi quando c'hai fame ti vai a prendere tu direttamente. Ok. Tanto la carne è proprio aiosa che ce l'abbiamo. Ok, sono in produzione oltre 30 bistecche, quindi poi veditela. Vado a rimettere i semi, che rottura sto fatto, che bisogna rimettere i semi, mamma mia. Grazie.
aumentare di un altro livello, devo aumentare di un altro livello, altrimenti non voglio sprecare la polvere da sparo. Faccio pure qualche crostata, va. Dov'è che stai correndo? Ma mi senti? A posto, la connessione se n'è andata a cagare. È la connessione a me. Allora, dove erano rimasti? Ho messo altre due torrette. E io stavo mettendo i semi del corso. Del... dei mirtilli. Adesso devo mettere i semi dei funghi, i semi delle zucche. Luppola, non so perché non continuiamo a mettere, perché vabbè. Eppure la verdura più bella qui è la zucca, perché è bella colorata arancione. A proposito, ma le munizioni stai facendo? Sì, le munizioni, ci sono tutte le parti, tranne la polvere da sparo. Ti ho detto già il motivo, perché mi occorre aumentare di livello l'ultima volta, perché così mi faccio avere il bonus, che ci regalano 200 di polvere da sparo ogni volta che io faccio 800. E 800 di sal nitro e carbone, quelli ci danno 1000, così ci regalano 200. Okay. Ma l'altra pazienza che mi fa, dove la metto? La puoi mettere... la metto giù, dai. No, mettile vicino. Oh, vieni vicino, qui, dove... oh, vedi dove sta il focherello qui? Un coso che qui non... ma non va lo stesso. Ah, non ci vai, sì, perché questo richiede tre spazi. Ma metto giù, dai. O sopra, ci aiuto. Sopra? Io non sono ancora andato sopra. Metto giù, dai. Mettila giù. Allora. A munizioni stiamo messi molto bene, quindi con la prossima ondata di polvere da sparo. È molto bene. A materiale di munizione, vabbè, ma se tu riempi tutte le cose con 1000 munizioni è normale che si prosciugano tutte. Però intanto io non sto portando munizioni in giro. Vedi. Tu non vabbè, ti preoccupare che le prime cose che riempiremo sarà la munizione delle pistole, prima. Quello si riempirà. Vabbè, io me le porto le pistole. Però cercherò di usare la balestra e la danza. Lo userò solo se vedo cani. Eh sì, se stanno quelle cose che proprio stai a rischio, sì, lì sì. Pinuccio paparella. Paparella. ...2200 munizioni, punte di proiettile si possono fare. Vediamo l'ottone qui, che sta facendo? Ah, vedi quanto ottone ha fatto? E voglia! Cazzo, mi sono scordato di prendere da mangiare, volevo tornare indietro, che palle! Dai che ci sono un sacco di bisteccone, pronte! Ma piove sempre, non ti cazzo sto tempo. Che è questo che c'ha sempre fame, fesso, eh. Allora, per fare le crostate. Grasso, farina di mais, uovo e acqua. Allora l'acqua, devo bollire un po' di acqua, perché altrimenti... Cioè, ma ha pure infettato il lupo.
Io devo fare un bel po' di acqua perché mi sono scocciato che ogni volta dobbiamo stare a bollire l'acqua. Allora la faccio, la preparo tutta in una volta. Beh! Ah, puoi venire quante volte vuoi, stronzone. Beh, prenditi le bistecche, così poi il resto le metto a posto, perché sto bollendo l'acqua. Ah, vabbè che posso bollire. Posso fare pure qui. Allora, il grasso. Uova. Rostate di mirtilli a go go. Ok, adesso quando bollirà l'altra acqua farò altre 10 crostate, solo che sta finendo, ahimè, sta finendo. Le uova stanno finendo. Sta finendo le prende, incredibile. Questo ragazzo è micidiale, prendono pure da una bella distanza. Eh sì. Ok, sono in produzione 20 crostate al, al falò, quello vicino al laboratorio chimico. Quando vuoi. Però ci vogliono 10 minuti. No, 20, più di 20 minuti per realizzare. Invece le bistecche ci sono già pronte. Cibi cotti, Jerry scotti. Devo fare delle missioni per aumentare il livello. Allora, sì, quando esci trova petrolio, petrolio. Allora, il petrolio è molto facile da fare. Sai come si fa? Scisto bituminoso, e se fai la fucina, fai le, i barattoli di latta. Con quel si fa. Nel laboratorio qui. Sì, sì, le faccio io. Le faccio io, però prima devo andare a fare una missione. Mi servono i punti... esperienza. Questa missione, cioè, io non è che ti voglio dire niente, comunque prima la benzina era al 41% e adesso sta al 43%. Io prima non ho fatto benzina, eh. Qualcosa è fenomenale. Palle sti tuoni.
Ok ragazzi, che ok ragazzi, tutta questa puntata, mettete mi piace e iscrivetevi, ci vediamo alla prossima puntata. Auto da me, da Rocky, ciao, ciao.